svegliamo da un minuto a posto. No, lo spengo, hai ragione. Sei un grande! Ciao Salvatore. Buongiorno. Ciao Salvatore. Ciao Salvatore. Ciao. Ciao Salvatore. Ciao. Molto bene, grazie. Ma siamo solo noi? No. C'è il video, c'è Elena, c'è Franco. Non ho capito. Solo noi. Consiglio Mario Bian, ma Tano Morra, Rosario Calenda, Antonio Mero. No, come consiglieri siamo solo, c'è Francesco Lascone, Carmen Sgambati. Ma boh, che sei? Sentite, io oggi però per entro le 16:30 devo andare via, nel senso che non posso, pensate che sarà lunga oggi? No. Stai facendo un pranzo, Tito. Prendo il caffè. Non ti pone bene davanti ai tuoi il caffè, elettori. Il caffè, Elena. Ah, ma io prima ho visto altre cose. No, solo il caffè. Ah, solo il caffè. Ho visto dolci, cose, panini, roba. Valentina, ciao Valentina. Buon pomeriggio. Ciao. Almeno a me, ogni tanto vi bloccate. Io tolgo il microfono e la telecamera. Va bene. Ciao Sasà. Buongiorno a tutti, solo per avvisare che siamo già in diretta su Facebook e sugli altri canali, quindi sapete, sappiate che siamo già tutti in diretta. Che buon vuoi lavoro. Dire? Quando non siamo in diretta facciamo gli shock, no. Noi siamo sempre seri. Mi è sembrato doveroso avvisare, insomma, solamente per, come dire, insomma. E noi avvisate anche tutti gli altri che si collegheranno. Poi noi avvisiamo te che noi siamo sempre seri. Assolutamente, assolutamente. Tolgo la telecamera e vi lasciamo. Che buon peccato. Lavoro. Vabbè, ma rimaniamo a seguirvi. Buon lavoro. Grazie. Il video sei nel tuo studio? Sì, Elena. Ciao.
Eccomi, sono anche io. Buongiorno a tutti. Ciao Vincenzo. Ciao Elena. Complimenti per il nuovo taglio, il nuovo look. Prego. Sei sempre avanti. Ho detto complimenti per il taglio, per il look. Sei sempre avanti. Ah, ecco, per il look. Sei con me. Ti trovo fantastico. Grazie, molto gentile. Cerco di tenermi in piedi in qualche modo. Salvatore Pace, dove sei? Salvatore? Ma non c'hai il locale? È sparito Salvatore? Fra quanto partiamo? Veramente il consiglio è alle 3. Tra 5 minuti dobbiamo cominciare, altrimenti andiamo via. Ciao Carmine. Ciao Vincenzo. Salvatore? Sì, ti sei. E lo sai che martedì arriva la figlia di Che Guevara a Napoli? Ovvero? Sì. E con che programma viene? Che fa? Ha tutta una serie di programmi. Se vuoi te li dico. Sì, penso è interessante. E certo, sì. Dunque. Che Guevara viene per martedì? Prego? Per Manfredi la figlia di Guevara? Ma non credo proprio. Vabbè, Manfredi è civico, no? Quindi voglio dire, ci poteva stare. È civico con la V. Ah, con la N pure. Anche civico. Scusa. Perdonatemi, ricordo sempre a tutti che siamo in diretta. Sì, appunto. Dunque, viene alle 11, viene dal sindaco. Poi, dunque, aspetta che ti dico l'intero programma. Ma non ti senti? Mi senti? Dunque, la mattina, allora, viene da Salerno. Alle 11 ha un incontro istituzionale con De Magistris a secondo piano. A seguire, giustamente, pranzo in una pizzeria di Piazza Municipio. Hai capito? No, portammo manco un ristorante, portammo al coso. E si pizzeria, e si sistemerà in un B&B, mica la mandiamo in albergo, per carità. Anzi, sai che noi gli abbiamo fatto la tenda sotto il comune. No. Alle 16.30 incontro con la Consulta Popolare Salute e Sanità della città di Napoli, sotto la Galleria Principe. Alle 20, se vuoi, puoi venire alla Casa del Popolo di via Genova 19 e finalmente la potrai vedere da vicino. Vabbè. Il 23 mattina va a San Giovanni Rotondo, non so se per ragioni. Hai capito? Ho capito, va da Padre Pio. Va da Padre Pio, insomma, ci doveva andare bene. Prima del vabbè, possiamo procedere per cortesia. Prego. Dicevo affiutato che ormai i valori di sinistra stanno solo in un certo mondo cattolico. Ecco. Bene. Ok. Volevo invitare Tito a venire pure lui, ma lui dice che ha qualche problema il 22. C'ha il microfono spento. Ho qualche problema il 22. Sì,
Mi fa piacere che mi curi anche l'agenda, eh? Non so di avere impegni. Quindi... No, se vuoi venire alle 20 alla Casa del Popolo di via Genova, c'è la figlia di Che Guevara. Ho piacere, anche perché io mi definisco il sindaco del popolo, chi meglio di me può presenziare a questo. E allora, benissimo, ti aspettiamo. Grazie. Che sta succedendo? Perché non... Segretario, possiamo procedere all'appello? C'è nessuno? Vabbè, visto che non risponde nessuno, riteniamo nullo questo consiglio, andiamo via. Alle 3 non c'è nessuno. Sono le 3:15. Pare che ci siamo molte persone invece. Ma l'appello è stato già fatto? No, non è stato fatto. Sono appena entrato. Saluto il consigliere Vincenzo Cirillo, che vedo in una postazione d'emergenza. Ah, solo lui? Sì, lo vedo in... No, solo lui, perché lo vedo in macchina e sta soffrendo. Vedo gli ombrelloni alle sue spalle, però... Francesco, ti ho mandato il link. Hai visto che è vestito di lino chiaro e con una camicia sbottonata, quindi qual è il problema? No. Francesco, ti ho mandato il link, l'hai visto? Come? Consigliere Cascone? Sì, Saverio. Ti ho mandato il link. Ah sì, Vincenzo, l'ho ricevuto, ma le tue istruzioni già erano state precise e puntuali prima, quindi avevo già risolto. Grazie. Vabbè. Grazie, Vincenzo. Comunque, anche se non lo meriti, ti saluto pure io, Cascone. Cascone è inappuntabile con giacca e cravatta, quindi sicuramente ci avrà molto caldo. Però si vede il mezzo busto, Elena, c'ho i bermuda sotto. Questa pure è carina. Dove sei? E alle spalle hai una finestra. Mi piacerebbe sapere chi è Giacomo Di Motta, vabbè, non fa niente. È il nostro presidente del collegio dei revisori. Ah, ecco. Perché lo vedo bello, sorridente, insomma. Santoro, non stai solo a casa, perché tieni la mascherina. Ah, stai in ufficio, va bene. Va bene, evidentemente non c'è ancora il numero legale, per questo non partiamo, vero? No, non partiamo perché non, nessuno glielo chiama, che c'entra? Vedo 21 persone sopra, siamo quasi la maggioranza assoluta. Bene. Forse manca Bertolotto, dove sta Bertolotto? Bertolotto ci segue ma non è collegato. Non è collegato? È scollegato? Sì, per evitare di appesantire la linea abbiamo deciso di solo quelli che servivano direttamente. Ah, perfetto. Pennone, tu che ci fai a Parigi con il tuo Eiffel alle spalle? Sei a Parigi? Il mio prossimo incarico.
è quello di sbigliettare davanti al sbigliettare no, al posto di Letta. Ah, vabbè, vabbè. Lascio a voi la città di Napoli. E io, noi siamo contenti, che cosa devo dire? Però ti veniamo tutti quanti a trovare a Parigi. Devi prenderti una grande casa, così ci ospiti. Allora, alle 3:20 sono solamente 8 consiglieri. Ma non è vero, sono 20 persone, vedo. Uno sono tutti uffici, Elena. Solo 8 consiglieri. Quindi credo che possiamo salutarci. Vincenzo, mi senti? Carmine? Sì. Dimmi, ci sono? Sono le 3:20 e siamo solo 28. Che vogliamo fare? Io... Ubi Maior, Minor Chesed. Mamma mia, Vincenzo. Va bene. Sei il mio capogruppo, è vero? Ma io direi di aspettare Carmine un altro poco, perché stiamo in remoto, quindi non è che stiamo in presenza, quindi ci può darsi qualcuno. Ci sono ancora tanti difficoltà per collegarsi, quindi aspettiamo. Siamo in remoto, bisognava mantenere la formalità. Forse in presenza il caffè, la sigaretta, ma sta andando computer, sono i 3 metri. Che ci vuole? Mi sembra proprio una sciatteria. Un altro poco di pazienza. Il remoto, 8 consiglieri. Carmine, un poco di pazienza. Tu ce n'hai tanta. Ecco qui Maurizio, è comparso. Thank you.
Elena, volevo salutarti, prima mi hai salutato, adesso ho il piacere di salutarti. Hey, Maurizio, dove sei? Ti vedo solo la tua M. E per evitare l'affaticamento della rete, sì. I protagonisti siete voi, noi stiamo sempre dietro le quinte ad agevolare il vostro lavoro, a vostra disposizione. Quindi. Bene, grazie. Ho letto il libro e volevo farti i pubblici complimenti. Grazie, sei molto gentile. Grazie. Lo sai che la piaggeria non mi appartiene, però è veramente un libro scritto bene e che andrebbe veramente divulgato. Va bene, mi taccio e vi auguro buon lavoro. Grazie Maurizio. Siamo tutti qui. Arrivederci, ciao. Buon lavoro. No, Maurizio, puoi parlare ancora, tanto non c'è nessuno, non ti preoccupare. Calmi, non mi spetta solo se sono interrogato. Grazie comunque dell'affetto. Maurizio, posso interrogarti sul libro? Poi ne parliamo da vicino, ci beviamo un caffè insieme, perché veramente alcuni punti me li devi spiegare, lo dico senza cedere alla piaggeria che non mi appartiene. Buon lavoro a tutti. Ok.
Signori, io non vorrei essere ripetitivo, sono le 15.30, resto basito. Carmine, mi sono interessato. La mancanza di correttezza. Ho chiamato il vicepresidente. Sì. Stanno in ritardo, stanno completando una giunta, però a momenti si collegano. Ho parlato con il segretario generale, stanno completando una seduta di giunta. Io ti voglio bene, ma che fuori se stanno completando? Che stanno vinte per su, stanno aspettando, a tre persone stanno completando la giunta. Ci sono argomenti importanti, la CTP, la cosa, ma che cos'è? Senza seduta in muovere, ma di che stiamo parlando? Abbiamo un po' di pazienza perché stanno completando un altro lavoro. Mi sono interessato, ho contattato il vicepresidente, il segretario, mi hanno detto a momenti si collegano. Quindi un altro po' di pazienza. Ecco il sindaco che ha finito, allora la giunta, ecco. Ok, allora è arrivato il sindaco, possiamo cominciare. Questa è la suora, io l'ho inviato, e questa è la luce. Allora, buonasera, sono le ore 15.35, là si deve togliere l'eco però, perché sennò così, un attimo che c'è un problema tecnico. Voi ce l'avete disattivato qua? Guardate qua. Se volete riprovo. Se no abbassate il volume, scusate, se no non possiamo fare. Cioè, non... Allora, proviamo? Ma chiudiamo proprio là, scusate, perché non chiudiamo là? Eh sì, teniamo, ognuno di noi c'ha il... Poi li sentiamo da qualche parte noi. Però li sentiamo. Vediamo se riusciamo a fare così. Mamma mia, li sento... I microfoni sono, ma forse i microfoni, voi tenete dei microfoni accesi, scusate, se no non è possibile che si sente un eco.
Almeno qua sì. Proviamo? Ok. Allora, abbiamo qualche problema tecnico, proviamo a fare l'appello, 15.35, 15.38, siamo in formato remoto, webinar, videoconferenza, per come è stato sollecitato a questa amministrazione. Diamo la parola, ricordando a tutti che la seduta ovviamente è registrata, diamo la parola al segretario per l'appello, grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti. De Magistris presente. Cacciapuoti. Cacciapuoti c'è? Aiutatemi. Assente. Bello, assente, giusto? Assente, io l'ho operato. Capasso, il Pidio. Presente. Presente, grazie. Carbone, assente. Carillo Saverio. C'era. Dov'è? Carillo Saverio, lo vedo, sì, grazie, buonasera. Cascone Francesco. Okay. Eccomi. Cirillo Giuseppe. Non si può fare questo senza. Scusate, non vedo Cirillo, lo vedete voi? È assente. Allora, Cirillo Giuseppe assente. Cirillo Vincenzo. C'è? Assente. Elena Coccia presente, Iorio Cadia. Parliamo noi, teniamo il volume spento, poi dopo dobbiamo accendere. Vedete Iorio Cadia? No, è assente. Assente. Lettieri Raffaele, assente. Arrazzo Domenico, presente. Luigi Nave, presente. Pace Salvatore, c'è? Presente. Presente. Eccolo, grazie, presente. Alessia Quaglietta, c'è? Non c'è Quaglietta? No. Assente. Pescigno Valentina, presente. Presente. Santoro Andrea, non c'è? Assente. Santoro Giovanni, presente. Sgambati Carmine, non lo vedo. C'è? Adesso c'è, grazie. Tito Giuseppe, presente. L'ho visto prima, c'è? Presente. Paolo, non c'è? Presidente, sono presenti 12, assenti 13, manca il numero legale. Manca il numero legale? Sì, quindi bisogna fare, rifare l'appello fra quando vuoi. No, aspetti un pochino per rifare l'appello se credi. Allora, salvo che qualcuno non ha risposto all'appello, saremo in 12, quindi manca il numero legale. Quindi tra qualche minuto ripetiamo l'appello per vedere se nel frattempo qualche collega o qualche consigliere è arrivato. Quindi adesso sono le 4 meno un quarto, ci aggiorniamo alle 4, così facciamo anche una verifica. Com'è? Un attimo che stiamo facendo una verifica dei conti. Forse aspettate un attimo che il segretario sta verificando meglio presenze e assenze. Allora, siccome non c'è il numero legale e mi dicevano qua il segretario e il direttore generale che non ci sono delibere di particolare urgenza e il 7 di luglio abbiamo un altro consiglio metropolitano, è inutile che stiamo tutti quanti inchiodati in attesa, a questo punto ci aggiorniamo al 7 di luglio perché non c'è il numero legale, grazie. Grazie, arrivederci. 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 Allora, c'è la riunione.